ultimi tempi. Io vorrei naturalmente far parte di questa festa di diritto, chi ha operato prima della mia elezione per la realizzazione di questa meravigliosa struttura. Credo che il compito del sindaco sia quello di difendere gli interessi dei cittadini al di là dei personalismi. Questa è una delle condizioni iniziali che ho sempre accettato, che ho accettato fin dal primo giorno in cui sono stato eletto. Che quindi il sindaco deve agire per conto della comunità. Chi era prima di me ha agito correttamente a favore della comunità e io sto facendo altrettanto. Questo credo sia il compito principale che la mia istituzione, chi ricopre questa carica, debba veramente sostenere per tutto il suo mandato. L'Istituto Complessivo Castelfranchi, i tecnici, ingegneri e legali che a vario titolo hanno contribuito in modo determinante, ognuno nel proprio campo, a raggiungere un così importante risultato. La definitiva chiusura delle scuole medie Frassoni sono trascorsi 2 anni, durante i quali abbiamo attraversato momenti di profondo sconforto, alternati ad altri colmi di ottimismo e speranza. Più e più volte, infatti, si è temuto che questa bellissima scuola venisse chiusa definitivamente o addirittura abbattuta. Oltre al dispiacere per un esito così disastroso, si sarebbe aggiunto il dolore per il danno ulteriore che avremmo subito. Tutti siamo a conoscenza di quanto siano necessari spazi maggiormente utilizzabili sia dai nostri ragazzi, sia dalle loro insegnanti. Ricordo che la speranza, pur condizionata dall'attesa degli esiti dei controlli, era sempre viva e con nostra grande soddisfazione hanno decretato definitivamente la perfetta sicurezza e agibilità della struttura. Il cammino è stato lungo e non privo di difficoltà, è innegabile, ma consapevoli dell'urgenza e della necessità ci siamo impegnati con determinazione e spirito di abnegazione, desiderosi di sbloccare una situazione che sembrava irreversibile. Qui mi collego a quello che ha detto al sottosegretario del governo Ferraresi. Ricordo che la questione penale che accerterà le responsabilità è ancora in fase di avvio. Noi, come parte lesa, saremo certamente protagonisti nell'iter procedurale e chiederemo certamente i danni derivanti dai ritardi e le complicazioni verificatesi dalla mancata apertura della scuola. Ricordo anche, qui faccio proprio una menzione in particolare, che senza l'aiuto del CARC, che è l'associazione finalese, nell'anno scolastico appena chiuso saremmo stati in grosse difficoltà nel prevedere gli spazi adeguati alle scuole elementari e medie che non avevano più appunto lo spazio necessario per poter svolgere l'attività didattica. Quindi un grazie veramente di cuore a CAR che ci ha supportato per l'anno concluso. La scuola Frassoni, pur caratterizzata da una classe inferiore di cemento utilizzato rispetto a quanto dichiarato, il famoso cemento depotenziato, è ugualmente una costruzione non solo sicura, ma utilizzabile come centro strategico. Oggi entreremo liberamente e avremo la possibilità di constatarne la sicurezza, la bellezza e la fruibilità di ogni suo ambiente. Ma la cosa più importante è che i nostri ragazzi potranno entrare il lunedì prossimo 17 settembre, iniziare regolarmente l'anno scolastico in completa serenità. Per raggiungere questo agognato risultato sono state necessarie difficili ma doverose fasi che vorrei raccontarvi molto brevemente. Innanzitutto l'esito dell'incidente probatorio che ha fornito le prime indicazioni tecniche sullo stato della scuola. Poi successivamente sono state affrontate 2 campagne di carotaggi su questa struttura effettuate presso enti accreditati quali il Politecnico di Milano e l'Università Federico II di Napoli, determinanti nell'accertare definitivamente le classi di cemento utilizzate nella costruzione. Esito che ci è servito come stimolo ulteriore e prima base di partenza per tutto l'iter che ne è seguito. Come terzo punto, l'accertamento tecnico preventivo, un procedimento attivato da ICI nei nostri confronti volto a verificare prima del giudizio la reale condizione della scuola e indicare le cause tecniche oggettive che hanno determinato questo vizio. Questo istituto si è concluso con la certificazione della bontà della struttura. Poi, come ulteriore fase, la nomina di una nuova squadra di professionisti che vorrei elencare perché veramente ricordo che l'esito della possibilità di poter riaprire la scuola è stata comunicata intorno alla fine di marzo. Quindi sono stati 4-5 mesi veramente molto intensi e che ci hanno appunto supportato questo elenco di tecnici che veramente ha lavorato instancabilmente, ci ha potuto
consegnare la scuola, pensate, solo 15 giorni fa, il 30 di agosto per la precisione. Vorrei ringraziare in questo contesto tutto il lavoro svolto dalla struttura commissariale della Regione, il dottor Cocchi, l'ingegner Manenti, che è qui presente, l'ingegner Romani e l'ingegner Dubori, che ho visto anche lui qui presente, che hanno lavorato nella realizzazione della struttura attraverso una stretta collaborazione e con totale disponibilità in sinergia con i nostri uffici, sempre e solo nell'ottica di terminare al più presto la scuola. Poi vorrei ringraziare veramente personalmente, ma a nome di tutta l'amministrazione, il gruppo del Comune di Finale Emilia, l'architetto Francesco Alberti, il collaudatore tecnico-amministrativo, l'ingegnere Andrea Benedetti, il direttore dei lavori di completamento, l'ingegnere Alessio Colombi, l'assistente al RUP, il professor Antonio Tagli, il collaudatore statico, ingegnere Gilberto Dalla Valle, il collaudatore tecnico-funzionale degli impianti, ingegnere Edi Massarenti, il CSE, geometra Mario Donati, il direttore tecnico dell'impresa, l'ingegnere Mirko Ferraresi, l'avvocatura di Modena, rappresentata dall'avvocato Bellentani e dall'avvocato Trenti, che tutti questi attraverso i calcoli strutturali, certificati statici, hanno dimostrato e attestato la definitiva e assoluta sicurezza della nostra scuola. Aggiungo inoltre che per completare l'opera sono stati necessari altri lavori, come una realizzazione di un camino sul tetto che senza il quale non ci avrebbero rilasciato il certificato antincendio, la sostituzione del tetto della libreria, della biblioteca, che era in lamiera, non si vede, volato via l'anno scorso in seguito ad una bufera di vento, è stato sostituito non più con la stessa tipologia di materiale, ma con un materiale più sicuro, è impermeabilizzato, quindi siamo intervenuti anche su questo argomento. Per la sicurezza stiamo implementando un servizio di videosorveglianza che c'è già, ma che ancora non è forse del tutto sufficiente. C'è l'impianto di geotermia ancora in fase di completamento, che potrà appunto dare il raffrescamento necessario, che come vedete oggi non c'è. Tutte queste cose hanno richiesto tempo e chi lavora nel o per il pubblico conosce perfettamente le tempistiche, ma anche tanto impegno e determinazione. Non nascondo che abbiamo attraversato qualche momento di tensione dovuto a differenti punti di vista su come procedere, ma posso affermare con assoluta sincerità che in tutti gli attori coinvolti è sempre prevalso il senso di responsabilità, assieme al desiderio di aprire la scuola per garantire il miglior livello qualitativo possibile per l'attività didattica. Con altrettanta franchezza ricordo ora che in questi due anni abbiamo costantemente tenuto al corrente la dirigenza della scuola, il consiglio d'istituto e i genitori con frequenti riunioni, sempre nell'ottica di garantire massima trasparenza e di renderli partecipi al corrente dello stato di fatto, senza voler creare illusioni o facili aspettative. Vi dico tutte queste cose in verità anche per ricordare a me stesso che tutte le tensioni, le preoccupazioni, i timori, ma anche la certezza, la consapevolezza, la soddisfazione di aver fatto tutto quanto era necessario e doveroso per un recupero globale della nostra scuola, oggi si dissolvono nella gioia di aver concluso una delle opere più importanti e qualificanti del nostro mandato amministrativo. L'impegno che ci eravamo assunti con noi stessi, ma per il bene della nostra comunità e soprattutto dei nostri ragazzi, è stato mantenuto. L'obiettivo è stato raggiunto e oggi siamo qui tutti assieme per dare concretamente e ufficialmente il via al nuovo anno scolastico. E lo faccio con immensa gioia, credetemi, perché poter aprire e consegnare alla collettività la più bella scuola del posto remoto e contemporaneamente struttura strategica permetterà di far crescere i nostri figli in modo più armonioso e sereno, porterà benefici e potrà consentire al corpo insegnante di svolgere al meglio la propria insostituibile attività didattica.